Migliaia di persone si sono strette attorno alla famiglia del sergente maggiore Roberto Valente. Un lungo applauso ha accolto il feretro all'arrivo. Visibilmente commossi i colleghi del Paranapoletano, in rappresentanza delle istituzioni, anche i presidenti del Consiglio regionale Sandra Ronaldo e di quello provinciale Luigi Rispoli, oltre che al sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino. Il rito funebre è stato presieduto dal vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, che ha ricordato che l'ora della solidarietà è della preghiera e dell'impegno concreto per la pace. Siamo qui per pregare per la sua famiglia, perché il Signore conceda loro il dono della consolazione. Siamo qui per pregare per la pace. Quando l'odio stronca vite umane, rischiamo di farci cadere le braccia, di non credere e quindi non lottare più per la pace. Vogliamo chiedere con forza, con assiduità, al Principe della Pace, Gesù Cristo, la pace nel mondo, soprattutto in quei luoghi come l'Afghanistan, in cui la violenza intristisce la vita della gente e mette continuamente in pericolo la vita dei nostri soldati mandati per una missione di pace.